Oggi mi sto scendendo, iniziamo sedere in Ezechiel e iniziamo la saga del Vaconà. All'inizio i tre Bavot, Tiamat Sofot, Vakama, Vamezia, Bavatra, erano un trattato, però Rebbe suddivise in tre. Perciò questo trattato si chiama Vakama, che significa il primo portale, che divise, li chiamo come portali, e questo trattato si occupa particolarmente di danni e torti. Dice la Mishnah: Abavot Ezechiel, vi sono quattro tipi di avot, nel senso sono padri o antenati, ma si intende quattro tipi primari di danni, che sono Ashor, il toro che causa un danno, e non si intende solo un toro, ma bensì qualsiasi tipo di animale che danneggia, che appartiene a una persona. Veabor è il pozzo, che qualcuno che scavò un pozzo, che è un tipo di danno che è immobile, e sempre è la persona o l'animale che viene al pozzo. Bamav'e, vi è una disputa tra gli Amoraim riguardo alla spiegazione di questa parola. E secondo Rav è una persona umana che danneggia, mentre secondo Shmuel si riferisce al dente che mangia. Vaev Er è il fuoco, che qualcuno che accende un fuoco, il fuoco viene attizzato per mezzo del vento, e il vento lo sposta. Il fuoco cammina, e il fuoco fu acceso, una persona accese il fuoco nella propria proprietà, e poi il fuoco si espande e continua in altre proprietà e danneggia. E spiega Moran, e scusa la Mishnah, l'ora Ashor Kareb Amav'e, che il danno del toro, o i danni del toro, sono diversi da quelli, come abbiamo capito, secondo Rav, che abbiamo detto Mav'e è una persona, e nel caso del toro c'è una rigorosità ulteriore, perché secondo Rav, che il toro include il corno e il dente e la zampa, e il toro è più rigoroso della persona, dell'uomo, perché se un toro uccide una persona deve pagare il kofir, cioè una penalità, mentre invece una persona ha una rigorosità ulteriore, perché se una persona causa un danno fisico a un'altra persona deve pagare cinque cose, e la prima cosa è nezek, cioè il danno, deve pagare Sari Pulshevet Uboshet, cioè deve pagare sarà Ripui, cioè le spese della cura, il tempo che non può lavorare, il danno che causò che non può lavorare, il dolore. E se vi era una vergogna che lo svergognò, deve pagare anche per questo. Mentre invece un toro naturalmente non deve pagare queste cose, deve pagare solo per il danno. Mentre invece secondo Shmuel, il quale interpreta che il toro è la zampa e Mavè il dente, la zampa è più rigorosa del dente, poiché il suo danno è più frequente. Mentre d'altro canto il dente è più rigoroso della zampa, poiché ha un godimento mentre mangia.
Velorem e Karyashor. E come abbiamo detto, che il danno causato a persona è diverso dal danno causato dal toro. Perciò era necessario menzionare entrambi questi casi. Velozeh v'zeh sheyesh ben ruach hayim, k'rei esh shen ben ruach hayim. I casi di, come ho spiegato, di Mav'e, secondo Rav, secondo Shmuel, e il caso del toro, che sono viventi, sono diversi dal caso del fuoco, che non ha una vitalità. E perciò se la Torah avesse scritto solo il caso del toro e del mavè, che sono più rigorosi, non avremmo saputo che nel caso causato di un danno causato dal fuoco, che avrebbe dovuto pagare per il danno. Perciò è necessario che la Torah lo menzioni. Ed ugualmente, veloce vesesh da cane lech lazik, che rei abor scende al cuore lech lazik. In questi tre casi, del toro, del mavè e del fuoco, che hanno questa facoltà, questa particolarità, che si spostano e danneggiano. Azzada Shavishabai, e ciò che è comune a essi, Shadarkan Yazik Ushmiratan Alecha, che sono soliti di danneggiare, e uno deve essere di guardia e di essere attento che non danneggino. Ushizek Chavam Zik Shalem e Tashlumei Nezek Mitavarez. E se danneggiarono, se colui che causò il danno vuole pagare con un terreno, deve pagare con il miglior tipo di terreno, perché ci sono tre tipi di terreni. C'è Ziburit, che è il terreno che è più, il terreno più scadente, Benunit, medio valore, e Idit, che è il terreno della miglior qualità. Perciò deve pagare con il terreno della miglior qualità. E ciò si riferisce anche a altri tipi di danni, non solo questi che sono stati menzionati qui nel Mishnah, ma anche altri tipi che hanno la stessa legge. Dice Agmarà, Mediketani Avot, Nechral Dika Toladot. Siccome la Mishnah dice, menziona la parola Avot, cioè danni che sono di tipi primari. Perciò significa che vi sono anche altri tipi secondari che non sono stati menzionati nella Mishnah. E possiamo forse dire che Toldotem Kayetzevain, che i tipi secondari sono simili ai sei, ma forse no, o forse Olav Kayetzevain, forse non sono simili e non hanno la stessa legge. E siccome ci sono, riguardo altri soggetti, ci sono queste espressioni di Avot e Toladot, e perciò questa è una questione, se sono simili essi oppure no. Poiché legavi Shabbat etnan, riguardo Shabbat hanno studiato nel Mishnah, Avot melachot arba'im chasarachat, ci sono 39 melachot, e che sono Avot, che sono opere primarie, Nechlal Dika Toladot. Da ciò si può dedurre che vi sono anche opere secondarie. E la legge è che Toladot, Kayetzevain, che sono la legge, veramente Toladot sono uguali a Avot, alle 39 opere primarie. E lo Shnav, che non fa differenza l'opera primaria, che se uno compiete o trasgredì una di queste opere durante lo Shabbat, Bishogeg,
involontariamente deve offrire un sacrificio Hatat, Velosh Natolada, e anche se uno compiete un'azione, un peccato, un trasgredì, uno di questi divieti che non era un'opera primaria bensì secondaria, anche deve offrire Hatat, il sacrificio Hatat. Loshna av, Loshna dorada, e non fa differenza sia il caso di l'opera primaria sia la secondaria, se lo fece intenzionalmente, che è colpevole di schila, di lapidazione. Yagmara, umaika ben av le dorada, veramente che differenza c'è tra, ci deve essere una differenza, qual è la differenza tra av e dorada? Yagmara, nafkamina, la differenza consiste di lo avete stevot la dea dade, che se fece compiete due opere primarie, due tipi di opere primarie, e in uno stato di inconsapevolezza, cioè ci sono due possibilità, o non sapeva che era Shabbat, oppure non sapeva che queste due opere sono vietate, oppure inami, oppure compiete shtetu la dot dade, compiete due opere secondarie in uno stato di inconsapevolezza, o che non sapeva che era Shabbat, non sapeva che queste due opere sono vietate, mechaeva kol chad vechad, è obbligato, ha trasgredito ognuno di questi due, questi divieti separatamente, cioè ha compiuto due peccati. Qui la parola akol, con l'alef prima di kol, in aramaico alef è come ain, come, scusi, come al, come sopra, significa che è colpevole per ogni, ognuna di queste trasgressioni. Vilo avit av vetolada di dei, però se compiete un'opera primaria ed anche e un'opera secondaria assieme allo stesso tempo, anche cioè compiete solo un peccato, perciò vilo avid avid ora dati dei lo mechaev e la chada, e è colpevole di un solo peccato. Chiagmara urabi eliezer di Mechaev HaTolada Mikom Av, ma secondo Rabbi Eliezer, il quale, lui è dell'opinione che uno che compiete due azioni dello stesso tipo di opera, sia l'opera primaria sia l'opera secondaria, che è colpevole per due trasgressioni, non per una come dicono i saggi, come ho appena visto, a mai carile av e a mai carile Tolada, e quale ragione chiama l'una, opera primaria e l'altra opera secondaria, in fin dei conti non c'è nessuna differenza in questo senso, e ciò spiega Avde Ava Mishkan Hashiva Karilei Av, Avde Lo Ava Mishkan Hashiva Karilei Toladah, un'opera che era importante nel santuario, che fu, effettuata nel santuario, la chiamo secondo Rabbi Eliezer, lui la chiama Av, opera primaria, è un'opera che non era nel santuario, perciò non era importante, la chiama Toladah. E riguardo a Tumot abbiamo studiato anche Tnan, abbiamo studiato la Mishnah, a volte Tumot Asheretz, e impurità primarie sono un oliato rettili, un rettile morto, causa impurità, minatorà, vea shechvazera e sperma, tutto ciò che si separa dal corpo di una persona, si parla sempre, si intende solo un ebreo, naturalmente, causa impurità, per esempio uno va al bagno e si libera e deve lavarsi le mani, uno che si taglia i capelli deve lavarsi le mani, perché sì, una parte del corpo si stacca dal corpo, deve lavarsi le mani,
uno che si taglia le unghie deve lavarsi le mani. E anche il circoncero, che è una parte che esce dal corpo, anche causa un'impurità, però causa un'impurità di maggior severità. Ut memet, è l'impurità di un morto. Tolatetem, lav kiyosebem. L'impurità secondaria non è come l'impurità primaria. De ilu av metame adame kili, poiché l'impurità è primaria, causa impurità a persone e utensili. Vil toladot, l'impurità è tipo secondaria, ochim maschil metame adame kili, lom metame. Rende impuri solo cibi e bevande, ma non persone e utensili. Yagmara, Achamai, nel caso della nostra Mishnah, riguardo a danni e la questione è se la legge dei danni primari è uguale alla legge, o se la legge dei danni secondari è uguale alla legge dei danni primari. Amar Papa, disse la Papa, Yeshman Kodesherbaim, Yeshman Lav Kodesherbaim, ci sono alcune opere secondarie che sono simili, che hanno lo stesso din come opere primarie e altre che no. Ma non, la Papa non spiegò di cosa si tratta, di quali tipi di danni. Trump ha menzionato in verità, solo Shavuot ne vuol vi sono tre tipi di danni descritti nella Torah riguardo al toro: Akere, il corno, cioè che il toro incornò e causò un danno, Vashen, e che il toro mangia, entra per esempio in una proprietà altrui e mangia e causa un danno, Varegel, e la zampa che cammina e può fare danni mentre cammina, può rompere utensili mentre cammina. Kereminana, dove sappiamo che vi è questo danno di incorno? A proposito, keren e corno quasi la stessa parola. Forse il corno deriva dall'ebraico naturalmente. Tanabanan, perché abbiamo studiato una breita. C'è scritto nella Torah che un toro che uccise una persona, Kirach, venne Gichai la Bekere, che un toro che incornò una persona, e incornò può essere solo con il corno. Naturalmente in italiano incornò deriva dalla parola corno, ma in ebraico no, che Negichah non è uguale alla parola Keren. Shenemar, poiché è scritto, Vayaslo Tzidkiah ben Kenana, carne Brasil, Vayomer Koamar Hashem. Ve'eleti negachtara, che c'è nel Navi, nel caso che era il re giusto, Yoshafat, che fu avvicinato dal re Ahab, che volle che Yoshafat si unisca con lui per entrare in guerra contro Aram. E allora il re Yoshafat chiese, disse che voleva chiedere un profeta se avrebbe dovuto entrare in guerra oppure no. E allora Ahab mandò alcuni profeti falsi, e uno di questi era Zidkia ben Knana, che si mise indubbiamente un tipo di cappello con delle corna di ferro che lui fece, e disse: con questi incornerai Aram. Perciò vediamo che, siccome la Torah usa, cioè non Tanakh, usa l'espressione Tenagah, Negihah, per dire che incornare con corna. E oltre ciò, Omer, c'è un altro verso, Bechor Shoro Adarlo, e Canerem Karnav, Baema Miminagas, che un re, qui Bechor si intende re, e questa spiegazione
interpretazione secondo Rashi. Un re che ha la potenza e come un toro per conquistare, e ha maestosità e bellezza delle corna di un montone per incornare popoli. Mai Veomer, per quella ragione era necessario che Ravana porti un altro verso, sarebbe stato sufficiente un verso. E perciò spiega, Vichite, ma se avesse voluto, se uno volesse suggerire, Vichite, ma vuol dire se tu volessi dire che divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lo yolfinan, che non deriviamo leggi della Torah dal Nach, da quello che è scritto nei profeti, però dice Gemara che Tashma invece ti porta una dimostrazione che c'è scritto il verso Bechor Shora Dorlo, che c'è scritto anche nella Torah un verso nel quale la parola Inagah si riferisce al corno. Vehai Melefu, e se vorresti dire che non possiamo derivare da ciò, ma invece Gilui Milta Balmao viene Gichà Bichiarenu, ma veramente non è che qui dobbiamo derivare una legge particolare, è solo dobbiamo spiegare l'espressione di Negichà che si riferisce con un corno, e perciò possiamo derivarlo anche dai profeti, cioè dai libri dei profeti. E la Mao de Tema, avremmo potuto pensare che il verso che abbiamo visto riguardo a Zizkia, che per rincornare si usa un corno, chi pare che Rahmara Bentam le Moad, avremmo potuto pensare che, prima di continuare, sarebbe bene di spiegare che Tam e Moad, immagino tutti conoscete, e questa espressione Tam Muad, comunque devo ripeterlo, un toro che incornò, c'è una questione di Muad, se tre volte oppure non sono tre volte, comunque al tempo giusto vedremo tutta questa sughia nella Muad, comunque ammettiamo che sono tre volte, se un toro incornò due volte è considerato Tam, cioè un toro che non è abituato a incornare, mentre invece Muad dopo tre volte è abituato a incornare, cioè se è Tam deve pagare mezzo danno e Muad deve pagare il danno intero, e perciò vediamo che la Torah distingue tra Tam e Muad, perciò Anemile Bitusha, avremmo potuto pensare che solo in un corno staccato come nel caso lì di Zidkia Ben Knana, che usò delle corna, di un corno staccato, che è anche chiamato corno, che così come quel caso di Zizkia, solo in quel caso deve pagare mezzo danno. Aval ben Khuberet, però in un corno attaccato, come un corno normale di un toro, Vema Kula Muedeti, avremmo potuto pensare che è sempre Muad, deve sempre pagare il danno intero. Tashema, perciò era necessario che insegni questo caso, che Bechor Shoro Hadarlo, da questo verso possiamo derivare che vi è questa differenza tra Tam e Muad. Ed è necessario anche il verso di Zizkia, affinché uno non pensi che per un corno staccato sia assolto, oppure che non c'è il Dine Muad in un corno staccato, in quale caso può essere di fare un danno con un corno staccato. Per esempio, se un toro afferra un corno staccato con la bocca e incorna con questo corno. Chiedemora,
spiegamela piuttosto. Tu le date Keren mai? Qual è un danno secondario di Keren? Corno? Può essere Negifa, una spinta, oppure Neshecha, oppure un morso, oppure Revizza, accovacciamento, che l'animale si accovaccia su utensili e li rompe. Ubeità, oppure un calcio, che dà un calcio. E in questi casi l'animale non ha nessun godimento, ma solo ha intenzione di causare un danno. E benché sono danni che sono che non sono comuni, sono infrequenti, e perciò sono danni secondari, poiché anche sono danni che questi tipi di danni non sono danni che un animale causa frequentemente, perciò non li causò, probabilmente non li causa 3 volte, e perciò deve pagare solo mezzo danno. Chiagmara, Maishan Gicha di Karila Av, per quale ragione di Gicha è chiamata Av, di Chtiv, perché c'è scritto nel verso, Ki Gachshor, e Ticho e Tisha. Se un toro incorna un uomo o una donna, il Nekifa name, ma riguardo Nekifa, che è una spinta, Ktiv ki gavshor ish e choreo, che un toro spinge una persona. Subito qua spiegherà che i gav vuol dire incorna anche, non vuol dire spinge. Comunque la Gemara capisce che si riferisce a spinta. E perciò anche Nechifa dovrebbe essere un av, un danno primario, perché è menzionato esplicitamente nella Torah. Dice qua no, hai Nechifa, questa Nechifa è Nechichai, è anche un'incoronata. Dettaglio che ho studiato, che riguardo alle Nechifa c'è scritto Patach, il verso inizia con Nechifa, usa l'espressione Nechifa, perché dice Vichi Goshor Ish Choreo, e dopo di ciò Vissien, il verso termina con l'espressione di Nechifa, perciò Vissien per Nechifa, con quell'altra espressione di incorna, per insegnare l'Omalcha. Zonigifa, Zonigifa, che entrambi sono la stessa espressione, che il verso intende dire che il toro incorna, e entrambe le espressioni sono per incornare. Chiagmara, Maishna Gabe Adam Dichtiv Kigach, o Maishna Gabe Behemah Dichtiv Kigov, e quale ragione la Torah usa un'espressione diversa? Riguardo a una persona scrive Kigach, e riguardo al toro è scritto Kigov. Perciò spiega, Adam di Itle Masla, una persona che ha intelligenza e che si può salvare da un pericolo, e perciò il caso è diverso, e perciò Ktiv Kiga, Rashi in Masechet Shabbat spiega che Itle Masla vuol dire che ha un angelo custode, spiega diversamente. Qui significa che ha intelligenza di salvarsi da un danno. Cioè, in questo caso è scritto Ktiv Kigach, mentre invece Behemah dell'Etla Masna, un animale che non ha intelligenza per salvarsi, fino a un certo punto, naturalmente anche un animale ha questa intelligenza. Ktiv Kigov, perciò è un'espressione diversa. E Umbita Gaburche Kamashmalana vuole insegnarci qualcosa a proposito che De Muadle Adam ave Muadle Behemah, e Muadle Behemah lo ave Muadle Adam, cioè se un animale incornò 3 persone e uccise 3 persone incornandole, che diventa Muad, perciò diventa abituato a uccidere persone, perciò se è abituato a uccidere persone, dopo di ciò chi incornò 3 persone incornò un animale, allora è considerato Muad, abituato a incornare. Però se era abituato un Muad e Bema, se era abituato a incornare animali,
lo avemo ad Adam, e dopo di ciò incoronò una persona, non è considerato che era abituato a incoronare persone, perciò non deve pagare il kofar. Chiamerà Neshecha un morso, dovrebbe essere Torah da decenni, dovrebbe essere anche un danno secondario del dente, che abbiamo detto che il dente che rappresenta l'azione di mangiare. Risponde Agmarà che lo, no, poiché Shen Yeshana l'Ezeka, Ha Enana l'Ezeka, no, è differente. Poiché nel caso che l'animale mangia, ha un beneficio che si gode il cibo che mangia, mentre invece nel caso che dà un morso non ha piacere, forse sì, comunque Agmarà dice di no, non ha piacere di morderlo. Chi è Gmarà, Rivizzau, Begittà, Toledà de Regali, dovremmo, forse possiamo dire che quando l'animale si accovaccia e quando dà un calcio, e queste due azioni rappresentano un danno secondario della zampa. Ma la Gmarà respinge ciò e dice che no, non sono. Non sono danni secondari, poiché regel ezeka matsui, ani en ezeka matsui, che l'animale quando cammina è abituato a camminare, perciò se causa un danno mentre cammina e rompe, diciamo, degli utensili, ciò è una cosa frequente, mentre invece che l'animale si accovaccia su utensili oppure dà calci e rompe gli utensili, questa è un'azione che è infrequente e perciò sono considerate toldot di keren e non di regel, che sono opere danni secondari del corpo e che perciò devono pagare solo a metà danno. Adesso chi è Gmarà riguardo ciò che disse Rav Papa, che ci sono danni secondari che sono simili a danni primari e vi sono quelli che non sono simili, e la Tordoten, la piaceva in ciò che disse Demar Rav Papa, ahai, a cosa si riferisce quando disse che vi sono danni secondari che non sono simili a danni primari? I lemani, se vogliamo dire che si riferiscono a i danni secondari di Keren, il corno, allora Maishna Keren di Kavanatol Azik Umamoncha Shmirato Alecha Aniname Kavanatol Azik Umamoncha Shmirato Alecha. Nel caso del corno il toro è tua proprietà, perciò il tuo denaro ti appartiene e uno è obbligato di essere di guardia, di stare attento che non causi di danno. Questi anche, che sono danni secondari di Keren, anche hanno intenzione di causare danni e sono tua proprietà. E devi stare attento e essere di guardia che non causi di danno. Perciò dice Moran, tola da de Keren, che danno secondario di Keren, che deve essere così come è obbligato a pagare il danno di Keren, così ugualmente anche riguardo a danni secondari di Keren, anche lo stesso din, perché chiamare a Papa Hashem Vereghe, ciò che disse si riferì a Papa, che vi sono danni secondari che non sono simili ai danni primari, si riferisce a Hashem Vereghe, a quello che l'animale mangia e che causa danni con la propria zampa. Hashem Vereghe Lecha Ktiv, dove sono scritti nel verso Hashem Vereghe? Le Tanya abbiamo studiato, c'è scritto nella Torah che var ish sadeh o kerem vishlech beiro bier bisdeh achira mitav sadeh mitav karmo ish olem.
che se una persona causerebbe ai suoi animali di entrare in altri campi, di mangiare prodotti di altri campi, Shilach, che la persona Shilach, come si intende, la persona manda i propri animali, Zerega si riferisce alla zampa, cioè che l'animale cammina e causa danni con la propria zampa. Vichen Omer, riguardo a questa espressione, anche c'è scritto Mishalchei Regel Hashor VaHamor, coloro che mandano la zampa di un toro e di un asino, mentre invece ciò che l'espressione Ubier, ciò si riferisce a ciò che l'animale mangia, del danno causato dal fatto che l'animale mangia. Vichen Omer, ugualmente c'è scritto nel verso Kasher Iv'ar Agdalal Atumo, e Galal in questo senso significano i denti che sono galui, che sono esposti, ed è poiché delle volte sono esposti e delle volte sono nascosti, e perciò si riferisce a denti. Questa è la sorgente, cioè, scusi, la fonte nel verso di denti. Adesso fermiamo qui. Grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.